La seconda ondata della pandemia mostra che la strategia svedese di evitare il lockdown, puntare sulla celebre responsabilità individuale e sull'immunità di gregge ha fallito. I numeri della Svezia sono scioccanti. Abbiamo avuto negli scorsi 11-12 giorni più morti di quanti ne abbia avuti la Norvegia dall'inizio della pandemia. Oltre 7.000 morti su una popolazione di 10 milioni di abitanti, il triplo delle vittime degli altri paesi scandinavi messi insieme. Abbiamo questa situazione perché hanno lasciato che il virus si diffondesse nella società, anzi, l'hanno incoraggiato. David Stetson è una delle poche voci dissidenti contro il verbo dell'epidemiologo Anders Tegnell, detto Befrier, il salvatore. Cercano di dire che abbiamo avuto successo in primavera e che possiamo averlo anche ora, ma la verità è che in primavera abbiamo fallito. 6.000 morti, anzi molti di più, perché hanno contato solo le persone testate positive. Come nel mio caso, ero ammalato, avevo incontrato persone rientrate da Wuhan, ma non sono stato testato. E se morivo non sarei rientrato nelle statistiche. I morti potrebbero essere 4.000 in più. Prima di Natale supereremo il record di morti raggiunto in aprile. Nella prima ondata il virus era molto localizzato, era pressoché circoscritto a Stoccolma. Ora è in ogni angolo del paese e gli ospedali in tutte le regioni stanno soffrendo. Siamo a Uppsala, città universitaria con 50.000 studenti. E questo l'epicentro della seconda ondata. Nel principale ospedale regionale negli ultimi giorni ci sono stati 20 casi di contagio tra il personale, eppure continuano a non usare le mascherine. L'infettivologo Fredrik Sund difende l'azzardo svedese, ma non nasconde il pessimismo. Quella delle mascherine è una questione complicata. Abbiamo voluto rimanere una società aperta e poi se non la indossi correttamente l'effetto può essere opposto. La mascherina porta a sentirsi invincibili. Chiediamo all'infettivologo se la situazione sia sotto controllo. Non direi che è sotto controllo. Da 4 settimane il livello dei contagi non cala. Il 15% della popolazione è positiva nonostante le nuove raccomandazioni e questo è preoccupante. Qui a Uppsala ci siamo accorti che le cose precipitavano già ai primi di ottobre, dopo che in settembre erano rientrati gli studenti. Le terapie intensive si sono riempite in 2 settimane. Abbiamo lanciato l'allarme, ora abbiamo una diffusione di contagi in tutta la Svezia. L'obiettivo sin dall'inizio non era di eliminare la pandemia, ma di pensare alla salute complessiva degli svedesi. Chiudere la gente in casa per 3 settimane come hanno fatto in Cina, certo funziona, ma quali sono stati gli effetti sanitari collaterali? Noi abbiamo evitato depressioni e suicidi. I risultati li vedremo fra 2 o 3 anni, la disoccupazione, l'economia, eccetera. Potevamo cercare di eliminare la pandemia, ma il costo sarebbe stato troppo alto. È a Stoccolma che la strategia svedese appare per quello che è, un azzardo. Aver puntato tutto sul rapporto di fiducia tra cittadino e autorità non sembra funzionare. Si parla di una frattura tra il Premier e Tegnell. Nascono movimenti come Save Sweden, di cui fa parte Andrea Rodriguez, arrivata 4 anni fa dal Portogallo. Now I work in a preschool. Lavoro in una scuola elementare, ma mi sono licenziata perché non possiamo usare le mascherine. I bambini non devono essere isolati, anche se la loro famiglia è infettata. Economia. Non vogliono danneggiare l'economia per salvare i vecchi. La mentalità è che i vecchi morirebbero comunque. Se questo virus avesse ucciso bambini o giovani, questo non sarebbe successo. Questo è un paese culturalmente molto pragmatico. Penso che me ne andrò, non voglio più vivere qui. Sulla strage degli anziani è stata aperta un'inchiesta parlamentare ed escono le prime indiscrezioni. La metà dei decessi per Covid è avvenuta nelle case di riposo. Agli over 80 sarebbe stata somministrata soltanto morfina. È un problema, ma non bisogna confondere la strategia con quello che è accaduto agli anziani. Hanno privatizzato sempre di più e questa è stata una brutta cosa, perché quelli pensano ai soldi. Bye.
So dalla mia esperienza che abbiamo avuto un grande problema nelle case di riposo. Resto però dell'idea che abbiamo fatto un buon lavoro e che non c'erano altre scelte. Nel quartiere ghetto di Rinkeby, a nord di Stoccolma, vivono 3.000 somali. Nella prima ondata questa è stata la Bergamo svedese. Come nel resto del paese, le scuole sono aperte. Qui abbiamo avuto molti focolai e ci sono stati tanti morti. Dobbiamo mantenere viva la nostra società. E poi si tratta della salute mentale dei bambini. È giusto mantenere una certa normalità. Io sono stata molto orgogliosa del fatto che hanno lasciato aperto le scuole, perché i bambini hanno potuto, e i bambini sono un po' il nostro futuro, e questo è, c'è una visione del futuro, c'è una visione. Tecnel è stato, è un esperto, diciamo, ha studiato molto il fatto degli effetti del lockdown sulla chiusura delle scuole. La Svezia ha un approccio che è culturalmente appropriato al proprio paese. L'esperimento svedese sembra per ora aver arginato la crisi economica, ma se è unico al mondo è perché è basato su un'adesione eccezionale dei cittadini, nel bene e nel male, alle scelte di chi li guida. Qualcuno chiama questo conformismo una nuova sindrome di Stoccolma. Usare la mascherina è come una dichiarazione pubblica che sei in disaccordo con le autorità svedesi. In Svezia c'è un grande conformismo culturale che impone di non polemizzare. Purtroppo qui in Svezia solo i giornalisti internazionali fanno domande scomode. C'è stata questa risposta nazionalistica. Oh, noi siamo gente responsabile, abbiamo senso civico, non abbiamo bisogno di un lockdown. Ci è piaciuta molto questa idea, ma non ha funzionato. Dove ha funzionato è stato in Finlandia e in Norvegia, dove si è combinato un approccio severo alla responsabilità civica. Il nazionalismo si manifesta in diverse forme. Quello svedese oggi è legato all'idea di essere all'avanguardia della modernità. E l'attuale scelta di andare per la propria strada si inserisce proprio in questa narrativa. E questo ha provocato entusiasmo nella popolazione. Ecco la Svezia. Era come una partita di calcio ed è stato abbastanza folle. Avremo un duro Natale e un duro Capodanno.